A Sutri una mostra che testimonia la vitalità di una tradizione scultorea davvero antichissima. Ethos in greco significa abitare un luogo, ma indica anche le abitudini di vita, il comportamento pratico dell'uomo. E plasmare la realtà utilizzando la ceramica è una delle forme d'arte più antiche, tramandata di generazione in generazione. Per questo il concetto di Ethos è stato scelto come tema dell'ultima edizione di Keramikos, la biennale di scultura ceramica contemporanea che si inaugura oggi a Sutri, provincia di Viterbo, al Museo di Palazzo Döbbing, curata da Vittorio Sgarbi. Il lavoro di tanti artisti di tradizione, di grande esperienza, insieme a giovani che intendono quel mestiere come un modo per esprimere l'arte attraverso una forma materiale di esperienza, di artigianato, che ha dei grandi maestri che sono presenti, come Giuseppe Pirozzi, come Nedda Guidi, come Clara Garesio, come Aldo Rondini. In esposizione una selezione dei lavori di grandi ceramisti italiani contemporanei. La biennale, visitabile da domani e fino al 18 aprile, è corredata da un catalogo con testi di Vittorio Sgarbi, Francesca Pirozzi e Lillo Di Mauro. Meraviglia, colore e bellezza accenderanno la fantasia e l'intelligenza di chi andrà a Sutri per la nuova mostra che si apre a Palazzo Döbbing, perché in quelle sale c'è l'essenza dell'arte intesa come ricerca e mestiere.